Fake Selfie. Fare attenzione ai pedoni. Fare attenzione ai ciclisti. Quello che avete appena visto erano le riprese di questa dashcam. Come dice la scatola, future, raga, perché è davvero impressionante tutte le tecnologie che incorpora questa piccola telecamera d'auto. E quindi sì, ragazzi, torniamo a parlare di sicurezza, in modo particolare sicurezza per la vostra auto, sempre con la stessa azienda che si chiama 70 Mai in italiano, oppure 70 Mai, diciamo, pronuncia internazionale. Vi avevo già parlato infatti di queste dashcam davvero molto molto avanzate e dalla qualità prezzo davvero eccezionale. Vi avevo parlato della A510, trovate il video, magari vi lascio il link in descrizione proprio a questo video, ma lo trovate nel canale YouTube. E proprio in occasione del video di quella dashcam mi avevate chiesto anche di recensire lei, ossia la 70 Mai Omni. Che cos'è questa, raga? Questa è molto particolare perché è una dashcam che ruota a 360 gradi con un'intelligenza artificiale davvero molto avanzata, anche più rispetto al modello di cui vi avevo già parlato. Queste dashcam infatti sono utilissime per quanto riguarda appunto la sicurezza, sia mentre si sta guidando, quindi anche in caso soprattutto di incidenti. Sono valide, i video che registrano sono validi anche in fase legale, se dovrebbero nascere delle controversie eccetera, ma soprattutto sono utili anche ad evitare gli incidenti, ma a monitorare, a sorvegliare la vostra auto mentre è parcheggiata. Ma vi spiegherò tutto passo dopo passo. Se avete già visto il video dell'altro modello sapete già qualcosa, ma in questo caso c'è molto di più, perché ragazzi qui abbiamo dei sistemi ADAS davvero molto avanzati, supportati da un'intelligenza artificiale ancora più avanzata appunto rispetto a quella cam che abbiamo visto. Ha alcune cose migliori, altre leggermente meno rispetto a quella, però i prezzi sono più o meno gli stessi, ma secondo me questa ha molto senso di esistere, soprattutto per il fatto che ruota a 360 gradi. Ma vediamola meglio insieme, facciamo un veloce unboxing e poi ci spostiamo in auto e vi faccio vedere un po' come funziona. Allora, intanto due paroline su questo kit. Allora, potete scegliere se acquistarla singolarmente oppure, io ve lo straconsiglio ragazzi, col kit 4G. Questo kit, ragazzi, ve l'ho già mostrato nell'altro video della A510. È un kit standard che funziona con tutte le camere di 70 Mai. Ma ragazzi, cos'è? Beh, essenzialmente vi permette di mantenere sempre online la dashcam, così da poterla controllare a distanza in qualsiasi momento dallo smartphone e quindi visionare cosa succede intorno alla vostra auto, ma soprattutto ricevere le notifiche in tempo reale in caso di sospetti o vandali. Come funziona? Beh, semplicemente ragazzi, basta collegare direttamente sulla centralina dell'auto e questo cavo, così da permettere alla dashcam di non spegnersi quando spegnete l'auto. Ma non vi preoccupate perché non scarica la batteria, ha un sistema automatico che riesce a rilevare quanto è carica la batteria, quanto è scarica, e nel caso scenda sotto una certa soglia si spegne automaticamente. Infatti non ho mai trovato la batteria a terra, ragazzi, vi assicuro, la uso ormai da diversi mesi e va benissimo questo sistema. E per collegarla alla centralina vi mostro le immagini. Praticamente dovete beccare un fusibile che è da auto spenta e manda comunque corrente, a cui dovete collegare il cavo, non ricordo adesso se era il giallo o il rosso, insomma state vedendo sicuramente nelle immagini. E nell'altro invece, quello che si spegne allo spegnimento dell'auto, collegate l'altro. Invece il nero va a massa, semplicemente dovete trovare un punto che magari sia a contatto con la carrozzeria o comunque con un bullone eccetera. Una volta collegato il tutto, poi dovete collegare questa alla dashcam tramite cavo USB-C e il gioco è fatto, no? Ovviamente come funziona? Beh, funziona semplicemente inserendo una SIM qui all'interno. SIM, ragazzi, che ovviamente dovrete avere voi. Ci sono diversi piani adesso proprio dedicati alla domotica. Poi sui 5 euro dovreste trovare delle ottime offerte per questo tipo di SIM. La inserire qui dentro e funziona il tutto. Detto questo, tralasciamo il modulo 4G un attimo perché volevo mostrarvi proprio com'è fatta la Omni. Allora, si presenta così, davvero molto carina, con questo orsetto che ci dà il benvenuto nella scatola, e la dashcam praticamente è questa qui.
Lei ruota a 360 gradi, quindi è motorizzata, e qui praticamente abbiamo un piccolo display che ci mostrerà appunto le immagini, ma anche l'assistente vocale con delle faccine davvero carine e immediate che riescono subito a dare l'idea di cosa sta succedendo, insieme a questo anello che adesso ovviamente è spento qui tutto intorno. È un anello LED che si accende di rosso, di verde in base alla situazione. Il montaggio è semplicissimo, infatti basta attaccare questa parte superiore al vetro dell'auto, poi ve lo mostro magari meglio appunto in macchina. Dopodiché si può andare a regolare, vedete qui, abbassando e alzando questa parte. È dotato anche di alcuni pulsanti per accedere a un menu, ma davvero basilare ragazzi, perché il tutto si fa tramite app per lo più. Per il resto in confezione abbiamo un accendisigari, perché sì, se non acquistate il modulo 4G, ovviamente per alimentarlo dovete andare a collegarla direttamente nel accendisigari della vostra auto, però col lato negativo che una volta che spegnete l'auto si spegnerà, quindi non riceverete notifiche in tempo reale, non avrete la sorveglianza da parcheggio, eccetera. E poi cavo USB-C per collegarla appunto o all'alimentatore da auto oppure direttamente alla centralina tramite modulo 4G. Beh ragazzi, direi di spostarci adesso in auto per farvela vedere in azione. Lei, non vi ho detto, la qualità di registrazione registra in 1080p in HDR fino a 60 frame al secondo, e devo dire qualità ottima, anche se non raggiunge i 2K della A510, in quel caso lei è più definita e ha anche la camera posteriore, però come vedremo questa è più intelligente di quella, quindi ha gli ADAS più avanzati e ha la possibilità di girare a 360 gradi, quindi di inquadrare anche l'interno dell'auto, cosa che quella non poteva fare. Piccolo lato negativo sempre rispetto all'altra dashcam che vi ho mostrato è che non ha una micro SD da poter inserire, quindi estrarre e copiare i file a casa. Lei salva tutto all'interno, quindi dovete andare di app per andare a scaricare e salvare i dati, oppure dovete staccarla e collegarla manualmente al computer. Molto bene, andiamo a montarla. Molto bene amici, allora siamo qui in auto nella 600 mitica, dove ho già provato l'altra 70 Mai, e adesso montiamo subito la Omni così la vediamo in azione. Ok, prima cosa montiamo questo che ci servirà per attaccare e staccare agevolmente la dashcam. Decidiamo dove... direi che più o meno qui va benissimo. Dopodiché colleghiamo l'alimentatore e dovrebbe già accendersi. Yes! Ok ragazzi, cam montata, guardate che carino, quando praticamente va in stand by c'è la faccina della loro mascotte, insomma, che ogni tanto fa facce strane, in base, in realtà vi avverte anche quando ci sono alcune eventi. Poi c'è quest'anello che si accende quando magari rileva qualche incidente, una botta, ad esempio io l'ho impostato a ultra sensibile, quindi ogni volta che prendo un dosso lui automaticamente registra quell'evento a parte e lo vede come, diciamo, un incidente. Vi faccio vedere anche cosa succede quando andiamo a spegnere l'auto quando è collegata col modulo 4G. Accesso alla modalità parcheggio guidato. Ecco, si attiva la sorveglianza del parcheggio, cosa comodissima. Quando si accende invece abbiamo subito il display. Lateralmente abbiamo dei tasti che possiamo andare a usare per controllare alcune impostazioni basilari, ad esempio per andare a disattivare tutte quelle che sono praticamente le funzioni ADAS. Se a volte sono un po' fastidiose, molto sensibili, possiamo andare a disattivare singolarmente. Molto bene ragazzi, allora vediamo in azione la telecamera. Vi faccio iniziare subito dalle cose più fighe, ossia tutto il sistema ADAS, tutta l'intelligenza artificiale che ha. Vi mostro cosa ha registrato, cosa rileva, cosa non rileva. Lui infatti riesce a rilevare i pedoni, i ciclisti, e vi avvisa anche quando li vede, e poi riesce a rilevare se state sbandando praticamente, cioè se state lasciando la vostra corsia. In teoria questa dovrebbe farlo solo quando non mettete la freccia, però spesso non sente la freccia e vi avvisa comunque. Vi avvisa quando vi avvicinate troppo a un'auto e quindi c'è il rischio di collisione, e vi avvisa anche, cosa simpatica, quando l'auto parte e voi magari siete a un semaforo e non partite, quindi magari siete distratti e per evitare di farvi suonare e vi avvisa così che potete partire. Ovviamente ogni singola funzione di queste che vi ho elencato si possa andare a disattivare. Si può andare anche a impostare una sensibilità del tutto, quindi se pensate che sia troppo invasiva potete scegliere di diminuire la sensibilità. Secondo me, se vi do un consiglio, mettete sensibilità al minimo, così da evitare ogni 2-3
di essere avvisati. Cosa molto importante e interessante, ragazzi, invece, la sorveglianza da parcheggio. Infatti, grazie all'intelligenza artificiale riesce a riconoscere se c'è qualcuno di sospetto che si aggira intorno all'auto e avvia la registrazione, ma soprattutto, ragazzi, essendo a 360 gradi, lei va a registrare a 360 gradi, quindi quando rileva un qualcuno che si aggira nell'auto, lo va a seguire, come state vedendo da queste immagini, mi sono prestato alla cosa e mi seguiva passo dopo passo, e soprattutto si aziona anche se non vede nessuno, ma se sente un movimento dell'auto, quindi se qualcuno cerca di entrare in auto, lei si gira e registra anche l'interno dell'autovettura, cosa che non faceva la 510, oppure registra l'esterno, cosa sta succedendo all'esterno, se magari qualcuno sta manomettendo ad esempio i tergicristalli, cosa che succede spesso, va a registrare tutto, quindi siete sicuramente più tranquilli quando lasciate la vostra auto in un parcheggio, ovviamente anche nel caso se qualcuno ve la investe uscendo dal parcheggio eccetera, così potete sapere chi è stato, vedere magari la targa e denunciare la cosa. Adesso vi mostro qualche clip direttamente registrato proprio dalla dashcam, così vedete anche la qualità come se la cava, è a 1080 30 fps HDR. Vi attivo gli ADAS perché sì, si possono andare ad attivare queste funzioni a schermo una volta che scaricate il video, così vedete come va a rilevare con precisione pedoni, ciclisti, auto, segnaletica, velocità dei vari veicoli, insomma riesce davvero a rilevare tutto, proprio come se fosse quasi una Tesla. Quello che sentite comunque l'audio direttamente dalla dashcam, quindi fate voi le vostre considerazioni se si sente bene, male, e adesso considerate che ho i finestrini anche aperti. Vabbè, c'è un ciclista, vediamo se mi avverte. Fare attenzione ai pedoni. Ecco, in questo caso l'ha visto come pedone, però vabbè, siamo lì. Fare attenzione ai ciclisti. Ecco, come vedete adesso c'è un motociclista. Fare attenzione ai ciclisti. Vedete? E subito mi dice di fare attenzione, perché sono fare abbastanza vicino. Attenzione ai ciclisti. Abbandono della corsia. Attenzione, auto anteriore. Ecco, quando ci avviciniamo invece troppo a un'auto, quindi superiamo la distanza di sicurezza consentita, ci avvisa anche di un'auto, cosa molto comoda per evitare incidenti. Cosa molto simpatica invece i comandi vocali, che possiamo andare praticamente a fare diverse azioni, ad esempio shot left, e lui va a registrare praticamente una clip a sinistra, dopodiché salva, vedete l'animazione e via. Potete scegliere di fare la stessa cosa a destra, potete scegliere di farvi un selfie, take selfie, guardate praticamente si gira, vi dà il tempo e vi permette di scattarvi un simpatico selfie, oppure addirittura shot vlog. Pronti per dire ciao alla telecamera. Ecco, avete sentito? Adesso come si posiziona, ecco, praticamente possiamo registrare un video. Cose simpatiche, ragazzi, di certo non essenziali, ma molto carine. Allora, vi faccio vedere al volo come funziona l'app. Ovviamente dovete collegare la prima volta e poi potete connettervi tramite wifi in questo caso, oppure tramite il modulo 4G, quindi ovunque voi siate avete accesso alla visione. Cosa si può fare dall'app? Allora, intanto potete vedere, ed è una gran cosa, cosa vede l'auto, quindi potete andare a ruotare la camera, il vantaggio è questo della 360, e quindi potete andare a fare una panoramica a 360 gradi di tutta l'interno dell'auto, l'esterno, dietro, insomma di fianco, potete andare a vedere un po' di tutto. Ma ovviamente poi possiamo andare a personalizzare ogni cosa, ovviamente possiamo andare ad avviare una registrazione in remoto, possiamo andare a decidere se attivare o disattivare la registrazione dell'audio, e con questo possiamo andare a calibrare un po' il tutto. Dopodiché abbiamo l'album, ovviamente abbiamo tutte le registrazioni che ha fatto, cosa comodissima e mi è piaciuta tantissimo è il fatto di categorizzare tutto le cose che registra, quindi tutti gli eventi, così da trovare la clip che ci interessa. Ad esempio qui abbiamo tutti i video, però qui abbiamo video d'emergenza, quando ad esempio ha rilevato un urto, nel mio caso in questi casi sono tutti dossi o comunque buche eccetera. Sorveglianza parcheggio, importante, ad esempio mi sono immolato prima io, vedete, guardate come poi mi va a seguire perché ha visto che c'era
praticamente un tizio sospetto e questa funzione funziona benissimo. Poi vabbè, vlog, foto, timelapse, che in questo caso non ho fatto. Possiamo andare a decidere di scaricare le clip, ovviamente, e va a salvare la clip in loco qui sullo smartphone in questo caso. Poi possiamo passarla tranquillamente in una pendrive, PC, eccetera eccetera. Dove sono attivi gli ADAS possiamo decidere di attivare questa con un pulsante, sembra quasi un Jarvis di Iron Man per intenderci. Ed è impressionante perché rileva davvero tutto. E possiamo decidere di scaricarla così con gli ADAS attivi, oppure levare questa grafica, insomma. E la figata qual è, ragazzi? Che vi dà pure in tempo reale dove eravate in quel determinato punto del video, vedete? Guardate, c'è la mappa e dà tutte le indicazioni. Guardate ora come c'è la curva, come coincide col video. Guardate. Tac. E si gira. Cioè, proprio precisissimo. Dopodiché, ragazzi, si va nelle impostazioni e qui si può andare a personalizzare praticamente tutto. Si inizia dal formato video, compressione alta o bassa. Qui si va a cambiare la risoluzione da 30 fps a 60. Sì, si può registrare a 60, ma se registrare a 60 l'HDR non si può attivare. Quindi io lascio 30 fps con HDR attivo. E la durata delle clip si può modificare fino a 3 minuti. Modalità sentinella, è importante questa modalità perché si può andare ad attivare la sensibilità. Quindi adesso è alto, però vi consiglio di metterlo molto basso. Si possono andare a decidere se registrare i timelapse durante il parcheggio, quindi avere sempre video 24 ore su 24 quando l'auto è ferma. E qui la funzione, vi dicevo, che salva la batteria, perché potete andare a impostare una soglia di tensione, di protezione, con la quale poi regolarsi per non andare a scaricarla del tutto. E qui le funzioni ADAS che vi dicevo, ragazzi, quindi si possono andare ad attivare in generale, ma poi qui nello specifico si può andare a attivare e disattivare la singola funzione, ad esempio allarme collisione, avviso superamento della corsia, questo ad esempio io lo disattiverei. Allarme partenza veicolo anteriore, avviso di collisione pedone, avviso di collisione con un ciclista. Poi si può andare a calibrare, insomma ragazzi, davvero tanta tanta roba, tante personalizzazioni e tante funzionalità, davvero completissimo. Bene ragazzi, questa era la 70 Mai Omni e devo dire tanta tanta roba, davvero una delle dashcam più avanzate penso al mondo davvero. E se volete acquistarla, ragazzi, vi consiglio di farlo in questi giorni perché ci sono diverse offerte anche legate al Prime Day, ma ci saranno anche durante tutta l'estate, e si trova all'incirca sui 180 euro più euro meno in base all'offerta che ci sarà. Se ho un codice sconto, se riesco ad avere un codice sconto, ve lo lascio in descrizione insieme al link. Fate sapere cosa ne pensate in generale di queste dashcam e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!